dare rendiconto di quello che abbiamo fatto a... Oggi viene firmato un protocollo di intesa con la comunità di università mediterranee. Diamo atto, diciamo, al seguito che abbiamo fatto a Kansas City con Edutalia, dove abbiamo cercato di internazionalizzare. Infatti qui c'è il direttore dottor Vittorio Carreri, che è venuto qua anche a dire come si è comportato il polo e il gruppo che abbiamo portato là. Invece di togliere corsi abbiamo messo nuovi corsi e oggi siamo qui per celebrare un nuovo corso, che è quello in turismo e cultura con il CUM, Jean Monnet, UNESCO, che danno un'impronta molto importante per i nostri ragazzi. Questo non è un master professionante, ma un master accademico, cioè che ha titolo di valore legale, che può aiutare i ragazzi che parteciperanno qui ad Agrigento ad avere delle competenze, dei skills nuovi molto importanti per i compiti da svolgere sul territorio. Un processo di cooperazione internazionale tra il polo di Agrigento universitario e una rete accademica dell'UNESCO che si chiama Comunità Università Mediterranea, che iniziò già nel 98 con l'anziano rettore Melisenda, presidente del consorzio, ad collaborare. A seguito poi della venuta del professor Misfood a questo consorzio, ci ha chiesto di progettare e realizzare un master internazionale su cultura e turismo, focalizzato sull'area agrigentina, quindi sulla Valle dei Templi e la Sicilia, per cercare di formare degli operatori in questo ambito d'eccellenza, in grado di intercettare anche le dinamiche di potenzialità sull'area euro-mediterranea.